Nel 150° anniversario del viaggio della pirocorvetta Magenta, che per prima compì la circumnavigazione del globo, il Museo Regionale di Scienze Naturali ha organizzato un incontro a Palazzo Lascaris dal titolo Arche di carta, dal carnet de voyage al taccuino naturalistico. Stefano Faravelli, artista, pittore e viaggiatore torinese, ha presentato il taccuino illustrato dipinto a colori durante un mese di navigazione a bordo di un veliero tra i cannibali della Terra del Fuoco, l'Isla Navarino e Capo Horn, che presto diventerà un nuovo libro. Molti più qualificati di me hanno già parlato di questo anniversario del viaggio della pirocorvetta Magenta. Io da pittore e autore di carnet di viaggio racconto come si viaggia su una barca, nel mio caso un veliero, all'avventura, alla ricerca di nuovi orizzonti, descrivendo piante, animali, paesaggi, uomini incontrati durante il viaggio.